una proposta che è anche una petizione trasversale per spingere RFI ad allungare il previsto arretramento della ferrovia, per ora limitato al comune di Ortona, fino a San Silvestro. È quella illustrata oggi dal consigliere comunale di Francavilla Roberto Angelucci, che ha ricevuto al momento anche il sostegno del sindaco Luisa Russo. Attualmente il tratto va da Ripari Bardella di Ortona a Rientra a Riccio per un costo di circa 700 milioni. Noi diciamo che calcoli alla mano e costi delle ferrovie per i 20 chilometri che collegherebbero San Silvestro a Contrada Ripari abbiamo un costo di circa 800 milioni, quindi noi diciamo che i soldi adesso ci sono, vengono attinti del PNR, quindi noi diciamo che questa è una proposta fattibile. Ho voluto questa conferenza invitando il sindaco e tutta l'amministrazione di Francavilla, maggioranza e minoranza. Da qui deve partire l'invito a tutti i sindaci da Ortona a Silvi, cioè per quelli che non Ortona, Francavilla, per i tratti non interessati da queste bretelle. E quindi le province, tutte e tre, Teramo, Pescara e Chieti, e la regione, chiederemo di stare insieme e, come abbiamo fatto per la variante, di andare a Roma insieme, di andare a parlare con le ferrovie insieme, con l'ANAS insieme, cioè fare un'azione comune. Avremo a disposizione da San Silvestro fino a Riccio praticamente una ferrovia dismessa larga di media 20-25 metri, a fianco a una adriatica che di media 15 metri, avremo un corridoio dove potremo reinserire la nuova viabilità, le nuove viabilità urbane con alternative alle attuali, e poi fare su completare anche le piste ciclabili, completare la mobilità da Ortona, un progetto vecchissimo che conoscete, quello della mobilità dal porto di Ortona a Montesilvano all'aeroporto con questi mezzi leggeri, è quello che vogliamo, cioè la velocità alta viaggia su una sede, la velocità media viaggia su un'altra sede, e poi sulle strade ci saranno i comuni autobus che svolgeranno le fermate, diciamo, più brevi e più lente.